Regà, eccoci tornati, Inter-Atalanta, terza giornata di campionato e finalmente, dico finalmente molto volentieri perché finalmente sono tornato a casa, perché questa è la squadra del mio cuore, questo è probabilmente il mio stadio preferito in assoluto, stadio San Siro Giuseppe Meazza, e oggi, come ho detto prima, si vedrà in scena Inter-Atalanta, terza giornata di campionato, questo è l'anticipo, terza giornata che vedrà comunque delle partite incredibili come potrebbe essere Lazio-Milan, ma soprattutto Juventus-Roma, che io ho già preso i biglietti per andarla a vedere direttamente a Torino, quindi sarebbe già la mia seconda partita che vado a vedere della Juve, non sono neanche tifoso Juventus, però sono già dato due volte allo stadium in tre giornate, perché niente, le due in casa mi sono fatto. Adesso, come l'altra volta, volevo fare un po' il pronostico della partita, tipo chiedere un po' ai tifosi in giro cosa ne pensano loro della partita. Spero molto sinceramente giocherà Lautaro Martinez, ancora adesso sono le 5 e non si sa ancora se giocherà il Toro Lautaro. Spero sinceramente di sì e non Taremi, perché secondo me in queste partite serve uno come il Toro. Però comunque Taremi secondo me si farà trovare pronto nel caso giocasse. E in tutto questo c'è un Atalanta che avrà una fame di vittoria clamorosa dopo aver perso 2-1 contro il Torino. Sicuramente vorrà rifarsi, quindi per la squadra di Inzaghi sarà complicata la partita. Sarebbe stata complicata in qualsiasi caso, però adesso che ha pure perso l'Atalanta si avrà il dente leggermente avvelenato. Quindi spero che comunque riesca a mettere in campo la formazione titolare con Lautaro Martinez, Thuram e poi Barella, Çalhanoğlu, chi più ne ha più ne metta. Come ho detto prima, adesso farò un po' di contenuti un po' per TikTok, un po' per Instagram e soprattutto anche un po' per YouTube. E fermiamo qualche tifoso perché il pronostico, adesso che è ancora tranquillo che sono le 5, magari li fermo più volentieri. Fermiamo un tifoso a chiedergli il pronostico, vediamo se lo conoscete. Ciccio, grandissimo. Oggi 2-0. Thuram, Lautaro Martinez. Ah, così tranquillo con l'Atalanta? Sì, 2-0. Sì, sì, 2-0. Ok, l'Atalanta è in forma. Adesso. È in forma, ma noi oggi daremo il meglio. Non so, ragazzi, secondo me, secondo me è una fatica. Abbiamo dato i due tifosi il loro pronostico della partita di oggi. Raga, pronostico della partita. 2-0. Barella e te invece? 3-1 Inter. Per me Pavard e Çalhanoğlu. E dell'Atalanta? Rete. Forse la becchi, te lo giuro. Ti vengo a cercare. Pronostico della partita. 2-1. Marcatori? Marcatori. Thuram, Bastoni. Per voi? È dura però, stasera è dura. Io sono. Cioè non parto contento stasera, non so perché ho brutte sensazioni. Mi avete dei buoni presentimenti, però è duro. Difficile ma 3-0. Sì. Tranquillo. Lautaro, ma gioca, Thuram, gioca. Giocare. Lautaro, Thuram, Taremi quando entra. Meno male che gioca Lautaro allora. Forza Inter, ciao. Detto questo, raga, adesso entriamo dentro lo stadio, cerchiamo il gate 7 tra l'altro, e entriamo direttamente dentro lo stadio per fare il vlog della partita. Ancora tipo più di un'ora della partita e sono qua solo per registrare i contenuti dentro lo stadio. Speriamo in bene, ragazzi, speriamo in bene. Raga, Bastoni, Barellone, Darmian, Gennaro, qua davanti, eccolo Mkhitaryan, dov'è il capitano? Eccolo qua, il Toro di Bahia Blanca, Lautaro, Martinez. Toro, raga, vedete, già caldo, è caldo, è caldo. Barella! Bello, 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 raga. Ora va, calcio Thuram, andiamo a mettere, tacca, tacca Thuram, Dimas, palo, palo di Dimas, signori, sto aspettando il Toro, sto aspettando il Toro, il momento di Çalhanoğlu, no,
Bravo Ciala! Il toro di Maia Blanca! Uffa! Palo del toro! Fine primo tempo, 2-0 Inter. Ma che Inter, signori, de Inter, veramente grande partita della squadra di Inzaghi. Benissimo raga, benissimo. Adesso aspettiamo il secondo tempo e speriamo facciano bene tanto quanto il primo. C'è il secondo tempo. Subito di Italia. Partita bene. Va bene capitano, va bene. Mi manca solo il gol a Lautaro, solo il gol. No! Cosa si è mangiato la Bernardo, ci daremo. Ma cosa si sono mangiati? Ma da lì si è fatto a 0, però. Adesso è il primo gol di Arnaud, ci farà da sono mangiata, ragazzi, sono mangiata. Partita finita, 4-0 in casa. Anche questa serie di milioni. Ragazzi, sei fratturo via, 745, grazie di cuore. Eccoli raga, i nerazzurri che vanno sotto la curva a prenderti gli applausi. Bravi raga, bravi. La curva. Adesso questo, vi lascio direttamente al prossimo video.